Bentornati sul canale Unwrapped, questo blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare l'aggiornamento della collezione di film horror che mi sono arrivati recentemente, anche perché non ho comprato nulla, quindi sono tutti film da recensire o di cui parlare qua sul canale. Partiamo da un film di cui ho pubblicato la recensione recentemente, che è In a Lonely Place di Cinemuseum, distribuito da Cinemuseum, film di Davide Montecchi, davvero molto interessante. Andate a guardare la recensione, film d'esordio, e iniziare così è veramente una bomba. Poi sono contento che Tetro Video mi abbia mandato due film da visionare che sono a me sconosciuti, ma che sono felice di poter conoscere. Ho già recensito due film di Tetro Video, che sono Cold Ground, di cui trovate la recensione qui sul canale YouTube, e Your Flesh, Your Curse, di cui trovate la recensione scritta sul sito nonapritiquestoblog.it. Recensione scritta da me. Allora, sono This, The Unkindness of Raven, molto dal sapore vintage proprio, mi piace. Faccio vedere anche il retro, e questa qua invece è veramente una cover che veramente è una roba strepitosa. Adesso io non so se riesco a farvi percepire come è fatta, ma è come alcune cover di VHS che c'erano quando ero piccolo io, quindi in plastica. Questa è tutta plastica, si incastra così, tac, fatta molto bene in cartoncino fuori. Dentro c'è pure il poster, questo magari lo metto nel mio studio in cui oggi non sono potuto essere per fare questo aggiornamento. Bellissimo poster del film Tetro Video Horror Distribution. È una casa di distribuzione anglo-italiana con sede in Inghilterra. Entrambi i film stranamente hanno un ex soldato come protagonista. Non sto a dirvi bene cosa succede nei film, perché poi magari dico delle castronerie. Me li guardo e farò sicuramente le recensioni, perché queste sono cose ultra di nicchia. Tetro Video è famosa, ormai già famosa, esiste da un anno, per insomma avere nel suo catalogo film piuttosto estremi, e quindi a me non dispiacciono, e vediamo insomma, anche se sono abbastanza sensibile. Non mi ricordo se questo l'ho fatto vedere già in qualche aggiornamento, non credo, però ce l'ho da un po', però ve lo faccio vedere. Perché? Perché mi è arrivato anche da Midnight il mese scorso tutta il cofanetto dei vari film sull'Escape Room, che era questo. Forse ve l'ho fatto vedere in una live. Vi faccio vedere i singoli film. Escape Room, The Game, Quattro Amici, Una Stanza, Un'ora, Un Killer. Adesso non riesco a leggere i registi, mi devo documentare su questi film perché non li conosco. Escape Room Marvin, La Libertà Ha un Prezzo, e questo qua che è Escape Room Non Ci Sono Vie d'Uscita, che ho visto. E poi vabbè, mi era arrivato anche Escape Room della Universal, credo. Questo è uscito in un video, questo è uscito al cinema in contemporanea. Insomma, avrei voluto fare un confronto tra questi due film, ma a questo punto, se mai riuscirò e la butto lì, farò un confronto tipo tra tutti questi film, no? Pensate che figata. Escape Room magari faccio un confronto e vi dico qual è il più bel escape room uscito in un video. Poi Ted Bundy, Fascino Criminale, anche questo qua non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere in un altro aggiornamento della collezione, però vi posso dire che ho fatto la recensione video qua sul canale, andatela a vedere. Il regista è lo stesso regista che ha curato il documentario che trovavate fino a poco fa su Netflix. Forse c'è ancora, un documentario molto bello se siete appassionati di serial killer. Lui ha curato tutto il documentario e poi ha fatto un film, un biopic diciamo, non è molto horror, nel senso che comunque non è che si sofferma troppo sul tema degli omicidi, però si lascia guardare. E poi comunque Zac Efron, insomma, non è stato male in questo film. Andatevi a vedere la mia recensione. Più recenti invece questi arrivi, anzi no, passiamo agli arrivi, questo qua, anche questo del mese scorso, Vampires, non sono ancora riuscito a vederlo, ma sono molto curioso, perché ci sono delle belle scene hot lesbo, e quindi chiaramente come posso sottrarmi a ciò? Insomma, due vampire, credo, attirano la gente, se la succhiano tutta. Sempre molto belle le grafiche, le copertine curate da Midnight Factory. E niente, questo qua lo guarderò e poi vi farò sapere. Poi, ultimi arrivi interessantissimi. Allora, come chi segue il canale saprà, io ho scritto un articolo per Asylum, la rivista cartacea dedicata all'horror. Tempo fa ho scritto un articolo che si chiama Il lato oscuro di Superman. L'articolo parla di come è nato il sottogenere horror supereroistico. Molti, un po' diciamo,
ignari di quello che è il mondo del cinema horror, del cinema di genere degli ultimi 30 anni, sostengono che insomma questo nuovo genere sia nato oggi. In realtà la sua genesi risale a 30 anni fa, da un film molto particolare in cui era coinvolto proprio James Gunn. Nell'arco di questi 30 anni ci sono stati tanti sviluppi, tanti registi horror si sono dedicati al cinema supereroistico. Nel mio articolo ne parlo, il numero lo potete ancora trovare online se volete comprarlo. Vi metto in descrizione il link al numero che parla di questo argomento. E l'ultimo film, insomma, prodotto da James Gunn, che arriva al cinema, che tratta questo argomento in modo, diciamo, un po' più concreto, è Brightburn, non so se l'ho detto bene, L'angelo del male, con il regista giovanissimo David Yarovsky, che è un suo pupillo, credo. Sceneggiatura scritta da tipo il fratello e il nipote di James Gunn. Insomma, questo qua è un prodotto fatto in famiglia. E James Gunn non è il regista, ma è, diciamo, insomma, capito, no? Mi avete capito. Blu-ray molto figo, l'ho visto. Film, insomma, ne parleremo. Poi mi è arrivato, sempre da Universal, una serie che mi è piaciuta. È la prima volta che mi arriva una serie TV. Una serie che mi è piaciuta tantissimo, che è The Purge, la serie TV, prima stagione. Poi New York Magazine dice elettrizzante. Beh, si lascia guardare. Rivoluzionaria, direi di no, perché non mi sembra rivoluzionario. Ipnotizzante abbastanza, nel senso che se si intende che ti prende e te la vuoi guardare tutta, sì. Perché? Tanto la apro. Perché ipnotizzante sì, anche se poi ipnotizzante mi sembra un termine esagerato? Perché quando una serie si basa su qualcosa che ha, diciamo, un ritmo così incalzante, c'è questo timer, no, della notte che deve finire, in cui tutti possono uccidere tutti, e quindi è proprio il meccanismo in sé che crea, se si è sceneggiato bene, una forte voglia di vedere che cosa accadrà dopo e come finirà. Poi ci sono i dischi. È una serie TV che consiglio tantissimo e che forse è una delle poche serie che vale la pena avere in collezione. Non è particolarmente cruenta, forse sono più cruenti i film, però è molto creepy, è molto con atmosfere molto dark, cupe. A me ha sempre affascinato The Purge, la saga. E mi è piaciuta la serie, quindi accattatevi la serie, troverete tutti i link di tutti questi prodotti per l'acquisto sotto al video, con i link di Amazon affiliati a Non apri questo blog, così potrete non solo comprare il film, ma dare una piccola percentuale al canale, se volete. Se non volete, siete proprio degli stronzi. Scherzo. Poi, da Midnight Factory mi è arrivato The Heretics, di cui farò sicuramente la recensione. Non vi dico altro. Finché tu lo vedi così, dici, ma che è? Boh. Anche se poi la copertina è anche molto figa, ed è ancora più figa quando guarderete il film, perché capirete che cos'è bene questo pezzo di... cioè, si capisce bene, così, visto così, se uno non sa niente non si capisce. Midnight ha fatto uscire anche delle cose non sempre, ma si parla dell'inizio, non sempre perfette, ma ultimamente c'è solo da fidarsi praticamente. Compratelo, vi dico solo questo, poi guardatevi il video, anzi comprate il film, così poi lo vedete e potete guardare il mio video, recensione e commentare. Cioè, più logico di così, non lo so. Ultimo, ma non meno importante, anzi, l'ho fatto vedere questo sicuramente in live, perché ho fatto una live con l'aggiornamento, è vero, lo ammetto, però ho voluto rifare alcuni film e farli qua nell'aggiornamento video, perché penso che sia più giusto, anzi, d'ora in poi farò solo così. Si parla di La bambola assassina, sempre in un'edizione, edizione della Classic, Midnight Classic, è un'edizione disegnata benissimo, a me piacciono molto queste interpretazioni grafiche. Perché lo sto prendendo? Non lo apro, infatti, in realtà, perché per vedere questo film, come è fatto dentro, e parlarne approfonditamente, ho in mente un piano diabolico. Non so se riuscirò a attuarlo, ma se lo attuerò, verrà fuori un video molto carino. Quindi questo è tutto, ragazzi, per l'aggiornamento della collezione. Approfitto, visto che chi è arrivato fino a qua è sicuramente un fedelissimo di Non aprire questo blog, lo ringrazio, grazie che sei arrivato fino a questo punto del video. Probabilmente sei uno che arriva sempre, uno o una che arriva sempre alla fine dei video per vedere se faccio una pernacchia, se dico qualche stupidaggine, eccetera. Invece no, voglio usare questa parte finale del video molto lungo per dire che sabato 28 settembre c'è stato il primo raduno Non aprite questo blog al Caffè Zanardi, e per me molte persone sono venute da lontano, da
quasi tutta Italia, nel senso che comunque da Roma, da Venezia, dal lago di Como, da non lo so, ragazzi, veramente tantissimi posti diversi. Eravamo un discreto numero di persone, tutti che seguono Non Aprite Questo Blog, tutti appassionati di horror. Abbiamo proiettato Zombie 2 di Lucio Fulci in HD. Ringrazio CG Entertainment per il film. Ringrazio Mediaset, RT e Infinity per il permesso concesso. E ringrazio Caffè Zanardi per l'ospitalità. E ringrazio tutti quelli che sono venuti al raduno, che fossero lontani, vicini di Milano. Ringrazio anche gente del settore, registi e altri tipi di persone e professionisti che lavorano nel settore dell'home video, del cinema, di tutto questo circuito. Quelli che sono venuti mi hanno, anche loro, cioè, mi hanno dato prova del fatto che siamo una comunità. Gli appassionati e chi ci lavora sono le stesse persone, quindi semplicemente ognuno fa il suo lavoro, però cavolo, è veramente stato molto bello. Serata in cui comunque tutta la sera abbiamo parlato di cinema, è stato veramente veramente molto bello, e per me è stata una grande prova di affetto da parte di chi segue questo canale veramente. Non faccio nomi, sappiate che tutti quelli che sono venuti con cui ho parlato, insomma, voi lo sapete chi siete, vi ringrazio di cuore, veramente. Questo è un messaggio che arriva proprio dal cuore. E niente, dai, ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto, commentate se avete visto i film, ricordatevi che in descrizione ci sono i link per comprarli, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere. E che cazzo vi devo dire? Vi voglio bene, soprattutto voi che adesso siete qua ancora a guardare il video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video.